Lo scorso 11 febbraio, come tradizione, la Chiesa del Santissimo Sacramento di Lucera ha ospitato la festa della Beata Vergine di Lourdes, promossa dalla Diocesi Lucera Troia e dall'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e della Beata Vergine di Lourdes, il cui padre spirituale è Don Raffaele Antonacci. Mentre in mattinata si è tenuta la supplica alla Madonna di Lourdes nella chiesetta, nel pomeriggio c'è stata la benedizione eucaristica e la processione o flambeau con la sacra immagine della Madonna condotta nella Basilica Cattedrale di Lucera, dove il Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica di fronte a numerosi fedeli presenti. Nostra Signora di Lourdes è l'appellativo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria in seguito alle apparizioni avute nel 1858 da Bernadette Soubirous. A partire dall'11 febbraio 1993 la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha assunto anche il carattere di momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza. Infatti, nella stessa ricorrenza si celebra la Giornata Mondiale del Malato, istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Al termine della celebrazione in cattedrale, il vescovo di Lucera Troia, Monsignor Giuliano, ha nominato l'ingegner Lucio Barbaro, presidente del Comitato Feste Patronali Lucera 2020.